Ehi, hey Karen, Ciao. ciao, come stai? Siediti, Bene. siediti. Beh, da quanto tempo sei arrivato? Dalla fine di agosto. Comunque, sono molto contento di vederti. Anch'io. Non posso fermarmi tanto, perché ho una riunione a scuola con il club dello spettacolo. Facciamo i 100 clown. Mi hai sentito? No. Poi, tra l'altro, mi hanno fatto anche segretaria. Ah, beh, allora, non fare complimenti se devi andare. No, no, ho qualche minuto e poi volevo vederti. Solo che al telefono mi sei sembrato strano e io non sapevo come No, comportarmi. no, non lo ero. Era semplicemente una giornata grigia, tutto qui. Ma va tutto bene. Comunque, sai, ho ripreso la scuola. E sono nella squadra di nuoto. Dai, fai nuoto. Sì. Ma cioè, è meraviglioso. Sì, ma non abbiamo ancora fatto nessuna gara. Anzi, credo che sarò in panchina tutto l'anno. Ma no, dai, guarda che sarà. Andrà benissimo. I tuoi saranno orgogliosi di te. Sì. Che cosa vi posso portare? Hai fame? Vuoi qualcosa? Ok, Una coca. allora ci porti due coca, per favore. E ci è rimasto male. Perché ho detto qualcosa di strano, non so. Ma perché oggi vedo tutto nero, quindi sicuramente. E stai. Io Cara. sempre. Cioè, stai lì seduta e non riesco ancora a concepire quanto tu sia bella. Anzi, sei bellissima. Anche tu. Ti manca l'ospedale? Cosa? Oh, no. Dici Grazie. davvero? No. Cioè, neanche gli scherzi stupidi che faceva Leo? Vada un dottore. Sì, vado da un dottore. E tu? Il dottor Crawford mi ha consigliato un dottore, infatti per un po' ci sono andata, però poi ho smesso. Credo per colpa mia, però cioè, mi diceva sempre le stesse cose. Poi penso che uno si debba guarire da solo, infatti lo dice anche mio padre. Però se tu vuoi andare dal dottore, vai, anzi. Beh sì, guarda, ci sto andando, ma non so neanche fino a quando continuerò a farlo, ecco. Mi ci hanno spinto. Ma ti sei fatto crescere i capelli? Oddio. Sì, lo so, dovrei andare dal barbiere. No, ti dona. Dici davvero? Grazie. Sai. Certe volte mi manca l'ospedale, dico sul serio. Devi cambiare tutto, lo sai. Ma lì ci divertivamo. Ma quello era l'ospedale, questo è il mondo reale. Sì, forse hai ragione tu. Senti, io adesso devo andare. Ho una riunione a scuola con il club dello spettacolo, faccio i 100 clown. Sì, me l'hai già detto prima. Sì. Beh, vado perché non voglio fare tardi e sai. E allora, grazie per esserti fermato. Senti, facciamo un bel Natale, eh? Un bell'anno, il più bello che abbiamo mai avuto, ok? È possibile. Facciamo che sia veri. Sì. Sì, Mi chiami? Davvero? Stai bene? Ciao. ciao. Metticela tutta!